Un saluto a tutti. Voglio proporvi le mie riflessioni in questo breve video sull'eccisione dell'orso M90, avvenuta il 6 febbraio di quest'anno in Val di Sole, ad opera delle guardie forestali, dopo il decreto di eliminazione firmato dal signor Fugatti, presidente della Regione Trento. La decisione basata sul parere di ISPRA era stata motivata dalla pericolosità dell'orso, che aveva servito anche delle persone che erano in escursione nel bosco e causato dei danni nel paese. Così ci hanno raccontato. La vicenda ha scatenato le proteste degli animalisti, come è naturale, e le critiche del ministro Pichetto Fratin, che ha chiesto di aprire un'inchiesta per quello che potrà servire, tanto l'orso è già morto, quindi. Va bene, alcuni esperti hanno quindi messo in dubbio la validità del parere di ISPRA, sostenendo che l'orso non fosse aggressivo, ma solo curioso e affamato. Altri hanno evidenziato che la mancanza di prevenzione e di monitoraggio da parte delle autorità locali ha provocato questi incidenti. Questa In mattinata il decreto di storia abbattimento triste firmato per dal l'orso, presidente della naturalmente, provincia ci pone di Maurizio fronte a una Fugatti, domanda già nelle ore fondamentale: come successive possiamo il convivere con ritrovamento e gli l'uccisione animali di selvatici M90. L'orso senza era ricorrere alla considerato loro pericoloso secondo la eliminazione? scala di È problematicità anche stilata possibile dal Paco trovare un Vace, il piano equilibrio di tra la azione tutela interregionale per la della conservazione dell'orso bruno biodiversità sulle Alpi e la sicurezza delle centro-orientali persone? per la sua Secondo eccessiva me, confidenza con le aree sì, urbane? secondo L'ultimo episodio Fugatti segnalato e quelli risale a come meno di lui, 10 giorni no, fa. Il bisogna 28 gennaio eliminare il plantigrado uccidere e aveva seguito esigue. una coppia di Bene, escursionisti per oltre quindi mezzo l'uccisione chilometro lungo dell'orso una forestale M90 ortisè nel comune di evidenzia la Mezzana. nostra In arroganza, precedenza, le secondo segnalazioni me, su di e lui anche erano state stupidità numerose. nel Interpellato non dalla voler provincia, l'ISPRA, comprendere l'Istituto l'incapacità Superiore per degli la animali, Protezione e la l'orso Ricerca in questo Ambientale, caso, di aveva capire i confermato pericoli la a cui necessità di si rimuovere va M90 incontro quando senza si esce dal specificare bosco e se si tramite entrano abbattimento o nelle zone cattura. Nei urbane. giorni scorsi, sollecitazioni ad Questa agire tragica prontamente vicenda, erano sempre arrivate per anche dai l'orso sindaci dei naturalmente, 13 comuni sollevati della Val di interrogativi Sole e la comunità di fondamentali Valle, sulla ancora nostra scossi dalla morte responsabilità nel di Andrea Papi gestire gli nell'aprile incontri tra 2023. la Il fauna giovane selvatica Solandro era e la stato ucciso presenza da un umana altro quando orso, avvengono JJ4. M90 era paesi l'unico vicino ancora appunto ai dotato di boschi dove radiocollare si vivono, funzionante. Per oppure questo, una mentre si volta va a che il presidente passeggiare in Fugatti ha luoghi, firmato l'ordine di diciamo, prelievo tramite frequentati da abbattimento, animali una selvatici, in squadra questo del caso Corpo l'orso. Forestale ha potuto Bene, intervenire credo che sia comprensibile a immediatamente. tutti che gli L'osservazione delle animali, a marche differenza auricolari, ha permesso degli di esseri umani, rintracciarlo. non Si trovava in una zona possiedono montuosa della bassa la Val di Sole. capacità di comprendere appieno i pericoli che li circondano. L'orso M90, seguendo queste persone in Val di Sole, certamente non capiva il rischio che questo comportava, perché poiché la sua natura non gli consente di percepire gli insidiosi confini tra la vita selvatica e le zone frequentate dall'uomo. Quindi la mia riflessione si basa sulla consapevolezza che gli animali non agiscono con malizia o intenti malevoli. La loro interazione con gli umani spesso riflette la loro natura curiosa o il tentativo di adattarsi a un mondo in continua evoluzione, dove il loro spazio si restringe sempre di più. Questa vicenda solleva una sfida etica importante: come possiamo gestire la coabitazione tra esseri umani e animali selvatici senza ricorrere automaticamente alla eliminazione degli animali cosiddetti problematici? Dobbiamo riconoscere che la mancanza di consapevolezza degli animali riguardo ai pericoli umani non dovrebbe essere motivo di condanna immediata. L'orso M90, probabilmente spinto da istinti naturali, potrebbe non aver compreso il rischio intrinseco alla sua interazione con le persone. Questa incapacità di discernere la pericolosità della situazione sottolinea la nostra responsabilità di trovare soluzioni che proteggono entrambe le parti coinvolte, rispettando naturalmente la vita dell'animale, perché altrimenti dovremmo eliminare tutti gli animali potenzialmente pericolosi per gli esseri umani, cioè i pescecani nel mare, i serpenti, i leoni. Probabilmente è quello che vorrebbero quelle persone, tipo appunto il presidente Fugatti, che ritiene che l'unica soluzione è estinguere, eliminare, uccidere gli animali potenzialmente pericolosi, perché l'uomo viene al di sopra di tutto e di tutti.
ma io penso che questa non sia la soluzione corretta, secondo me naturalmente, perché l'eliminazione di tutte le specie animali potenzialmente pericolose, perché anche esse hanno un ruolo specifico nella catena alimentare, nell'ecosistema, quindi l'eliminazione degli animali potenzialmente pericolosi per gli esseri umani, secondo me, sarebbe uno sbaglio, sarebbe ed è un approccio che porterebbe inevitabilmente a un grave squilibrio nella catena alimentare, naturalmente, minacciando l'equilibrio ecologico esistente in natura e mettendo a rischio la sopravvivenza della stessa vita sulla Terra così come la conosciamo. Essenziale ricordare che la Terra non è di nostra esclusiva proprietà, penso che sia chiaro a tutti. Noi siamo ospiti, non padroni, e dobbiamo condividere questo pianeta con tutte le altre forme di vita. Invece di cercare soluzioni drastiche, dovremmo impegnarci a trovare un modo di convivere armoniosamente con le altre specie, rispettando il delicato equilibrio dell'ecosistema che tutti noi condividiamo. Invece continuiamo ad agire come i padroni indiscussi di qualcosa che invece non ci appartiene, la Terra. Se non ci rendiamo conto che noi esseri umani siamo parte integrante dell'ecosistema e non l'ecosistema, molto presto faremo la fine dei dinosauri e non sarà necessario un asteroide per estinguerci. Useremo le nostre mani, il nostro modo di agire. La nostra ottusità ci sta portando in quella direzione. Se non c'è rispetto per la vita in genere, animale e vegetale, per l'uomo naturalmente non ci sarà futuro su questo bellissimo e unico pianeta che Dio ci ha donato, per chi crede in Dio naturalmente, come sottoscritto. Un saluto a tutti.